O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Sono nato a Castelrossone il 26 del 1928. Sono Finardi Paolo. Allora qua sono io, il più piccolo dei tre fratelli. Qui Pierino e qui Eliso. Questo è il babbo Antonio e qui la madre Bosco Margherita, che è morta quando io avevo 3 anni. Questo qui è mio padre a Castelrossone, in osteria con mio zio. Si sono picchiati con dei fascisti che li hanno menati e poi il brigadiere dei carabinieri l'ha consigliato di trasferirsi perché non potevano rispondere cosa avrebbero fatto i fascisti. Allora ci siamo trasferiti alle lavanderie vicino Milano. Ho fatto la quinta elementare a Segrate, poi sono andato a lavorare in una d'onfitavolo e poi a 14 anni sono andato a lavorare con mio padre in Piazza del Duomo, dove sono stati fatti i rifugi nel 1942, i rifugi antiaerei. Poi di lì sono andato a lavorare in Piazza San Babia e lì ho conosciuto un compagno che era stato sulle barricate a Parma nel 1921 contro i fascisti. E poi di lì, no, mi ha sempre più convinto questo compagno Michetti, portavamo i volantini così, no? È venuto che è caduto il fascismo, è venuto Badoglio. Abbiamo fatto un'amicizia e poi anche lui era iscritto al Partito Comunista e di lì fino al 1945, quando è arrivata la liberazione, sono andato nella 118esima Brigata Garibaldi all'insurrezione. Dopo è venuto il 24 aprile e già i fascisti incominciavano a scappare e sono andato lì e ho fatto parte della 118esima. Gli americani sono venuti molto dopo della liberazione a Milano perché avevano combattuto a Monte Cassino, a Roma. Noi insomma festeggiavamo già insomma la liberazione. Poi dopo vediamo che una sera, il 25 o 26, suonavano le sirene, hanno portato Mussolini e tutto il governo lì li hanno attaccati su, hanno tirato su tutto il governo fascista, perché Mussolini voleva scappare e andare in Svizzera e l'hanno preso a Dongo, l'hanno preso e l'hanno tirato giù e loro poi l'hanno fucilato. Loro non volevano fucilare la Petacci davanti a Mussolini. Diceva, uccidete Mussolini, uccidete anche me. Allora, dopo liberazione, dopo qualche giorno, ho cominciato ad andare a lavorare di nuovo in Piazza San Babila, sempre con questo Michetti, no? Abbiamo festeggiato la liberazione così via, no? Passavo da Lambrate, andare a casa, passavo nella casa del popolo così via, no? Non conoscevo ancora Alvaro, non conoscevo ma conoscevo i compagni lì così via. Poi dopo è successo che nel 47 c'è stato uno sciopero, ho scioperato, sono andato a casa di tardi alla sera e la mia matrigna mi dice dove sei stato fino adesso? Ho detto, c'è stato lo sciopero, mi ha detto vai a mangiare là. Allora mi sono preso, ho levato le ancore e sono andato alla casa del popolo di Andrate e lì dormivo e andavo a lavorare. Lì all'Andrate, a casa del popolo, io c'avevo lì due materassini, lì era coperta e lì, quando non era in servizio al bar, dormivo lì anche lui perché dovevamo fare anche la guardia alla cosa, a casa del popolo. Abbiamo fatto amicizia e tutto e sono entrato dentro nella Volante Rossa.
parte erano disoccupati, quelli che erano disoccupati erano quelli più attivi perché erano sempre lì a Galeppo. Gli altri erano operai che lavoravano nelle fabbriche, agli innocenti, lavoravano a Bezzi, a Tagliabugli, a Ambrate, no? La polizia aveva occupato la fabbrica Bezzi, no? E siamo andati lì, abbiamo sbattuto fuori la polizia, abbiamo rimesso dentro la commissione interna con gli operai alla Bezzi. E facevamo questi lavori, no? Era Bianchi della commissione interna, il 25 aprile ci mandava a mangiare e così via, no? Quando c'è stato l'attentato a Togliatti dormivamo agli innocenti e mangiavamo lì alla mensa degli innocenti. E dopo tanti anni passavo dagli innocenti e vedevo questi capannoni che erano quasi devastati. Anche noi vivevamo, insomma, con gli innocenti, no? Anche l'Alvaro era la guardia giurata agli innocenti. Adesso ultimamente ho incontrato gli operai, quelli che ci sono rimasti una cinquantina. Mi ha fatto molto piacere, no, di averli incontrati. Allora alle manifestazioni andavamo giù, come qui, che vedete qui, no? Cioè vestiti con le uniformi delle Volante Rosse. Estivi erano i giubbetti verdi dell'armata americana, e d'inverno c'eravamo i giubbotti dei piloti americani, che li avevamo comprati per qualche soldo, perché gli americani vendevano tutto. In azione tutti, quando andavamo in Piazza Loreto a picchiare la polizia, eravamo tutti in divisa. Di combattimento niente divise, normale in borghese, però a fare eravamo un gruppo, un nucleo molto ristretto. C'era Alvaro qua sono io, e questo qui dovrebbe essere il commissario politico, però non sono tutti questi, non sono tutti, c'era il nucleo più attivo. E questo qua è il camion, il Dodge che abbiamo comprato noi, tutti abbiamo partecipato alla compra, 10.000 lire ognuno, abbiamo preso il camion, messo a posto e ci serviva per andare a fare delle azioni, siamo andati a Genova al congresso della gioventù, insomma a girare. Si giocava al biliardo, alle carte, a scopa, a briscola e così via. Stavamo mangiando, hanno telefonato che c'era la polizia che picchiava in Piazza Loreto. Allora siamo partiti tutti col camion e siamo andati, allora la polizia si è ritirata e sono venuti dal via il Monza i carabinieri, quelli picchiavano col moschetto. E quel fucile non avevano mica i suoi agenti. E poi dopo ci siamo ritirati perché sono arrivati i rinforzi dei carabinieri e noi eravamo una cinquantina sul camion. All'elezione del 48 noi andavamo a attaccare sui manifesti del Fronte Popolare. Noi coprivamo i
manifesti di De Gasperi. E fin quando poi è venuto poi l'attentato a Togliatti, perché se moriva Togliatti noi volevamo cambiare l'Italia. Abbiamo occupato la prefettura di Milano. Allora a Milano c'era il coprifuoco, doveva venire giù da Torino una colonna di carabinieri e noi eravamo pronti a aspettarli. Avevamo il Panzerfaust e avevamo le armi pesanti anche. Abbiamo già preso le postazioni, adesso quando arrivano ci tiriamo i carabinieri. E invece per fortuna non sono venuti, in Milano non sono venuti, sono rimasti fuori. Noi siamo stati lì, abbiamo detto, beh, adesso aspettiamo cosa si deve fare. E poi il partito aveva detto, calma, perché se no andiamo a finire male. Noi eravamo pronti a far di tutto per arrivare a un'Italia migliore, un cambiamento sociale in Italia e politico anche, no? Allora noi poi dopo pensavamo di fare le azioni nostre a chi. Prima del 48, prima delle elezioni, noi andavamo tutte le sere in Piazza del Duomo. In Piazza del Duomo c'erano le batoste fra noi e la polizia. Noi li aspettavamo sulla grignata del Duomo. Non solo noi, ma c'era anche gli operai del Sesto San Giovanni. Tutte le sere andavamo in Piazza del Duomo e. Una sera sono venuti a fare l'attentato alla Casa del Popolo di Lambrate. C'è stato uno che ci ha avvisati che dovevano venire a fare l'attentato. Quando sono arrivati i fascisti si erano nascosti, il primo quello che ha fatto per venire su nella Casa del Popolo ci abbiamo tirato una raffica e è caduto. E gli altri sono andati a buttare le bombe dentro nello scantinato dove dovevano fare la riunione. Invece giù non c'era più nessuno. Quando ho sentito lo sparatorio sono scappati. Il giorno dopo siamo andati a prenderli perché li conoscevamo. E durante l'attentato di Togliatti noi ci eravamo col camion andati agli Innocenti, dove c'era la mensa e mangiavamo lì e dormivamo lì. Una sera siamo usciti per andare a fare una scappata a Milano e di là del ponte di Lambrate c'era la polizia. Allora ha incominciato a sparare e noi abbiamo sparato anche noi con il nostro camion e siamo arrivati fino agli Innocenti, che poi c'era un compagno sopra la torre, adesso non c'è più la torre. Sopra la torre lui crede che eravamo della polizia e ci sparavano. Scemo, scemo che non sei altro. No, poi quando ho visto così è stato. E poi la polizia, no, quando ho visto così, si è tagliata e è andata via, perché aveva preso paura. Questa idea è fallita dopo il 48, dopo le elezioni, che ha vinto la Democrazia Cristiana. Allora poi noi andavamo per nostro conto. Noi guardavamo, facevamo la guardia alla Federazione del Partito Comunista di Milano. E poi dopo noi facevamo quello che dovevamo per cercare di cambiare la situazione, purtroppo.
lì poi dopo il 48, no, è venuto da noi il Trinchieri. È venuto e l'Alvaro l'ha preso perché gli avevano dato delle buone referenze. È venuto a Milano perché la polizia lo cercava. È venuto lì da noi e andava a lavorare nella cromeria lì dove c'era il Ghisalberti. Lui era scappato, era un comandante dell'Aldo Resega, delle camicie nere dell'Aldo Resega. E allora lui era scappato in Sicilia. Quando dopo le elezioni del 48 lui credeva di venire a Milano e di essere libero. Allora il Trinchieri ci dice: guarda, quello che ha comandato il plotone di esecuzione all'uccisione di Eugenio Curiel è rientrato. Curiel era il segretario generale della Gioventù Democratica Italiana. Era un compagno, no? Allora abbiamo pedonato alcuni giorni, lui veniva fuori dalla fabbrica, andava con gli operai, attraversava la via e andava al ristorante a mangiare da mezzogiorno all'una. Io e il Trinchieri siamo andati in un posto lì dei tassisti, c'era uno con la sciarpa rossa, abbiamo detto: questo qui va bene. Ho detto: dobbiamo fare così, io fa. Ditemi quello che dovete fare, io faccio tutto. Dovevo stare attento perché a un centinaio di metri c'era la banca e c'era il poliziotto. Allora io gli ho dato la mia pistola automatica, cioè avevo il calibro 8, una Browning. Ho detto: guarda, allora tu gli tiri e io sto attento a quello là, al poliziotto. Se fa qualche scherzo, tiro il poliziotto. Però io guardavo il poliziotto e guardavo come lui è uscito dal ristorante, non ha attraversato la via, è andato nel tabacchino a prendere sigarette. Oramai noi eravamo in marcia, allora lui gli ha tirato tutta la raffica, i 9 colpi sopra, tutti sopra la testa. Lui si è abbassato, allora io ci ho tirato dietro il braccio al Trinchieri e ci ho tirato un colpo. Lui aveva su un maglione bianco, avevo visto che l'avevo proprio perché ho visto la vampata con la polvere della fonderia lì che aveva. E lui dice: ma non l'abbiamo mica preso. Ho detto: ma tu scemo, che sei altro. E difatti alle 5 di sera abbiamo preso il Milano Sera, c'era suo, fa: è stato giustiziato il giustiziere di Eugenio Curiel. E poi alla sera c'era lì il burato, no, ho detto così: va bene, adesso andiamo a fare un altro. Il Mazzazza, che era un dirigente lì dentro Lola, che era stato lì e il burato lavorava lì e lo conosceva, che quello aveva fatto fucilare i partigiani al campo Giuliani. E lì siamo andati a farlo fuori. Allora siamo andati, io sono rimasto sul taxi e loro sono scesi giù, lui e il Trinchieri. Allora il burato gli ha detto una frase che lui ha aperto, lui c'aveva la P38, gli ha tirato i 9 colpi addosso. L'ha sentito la sparatoria, il tassista ha fatto spegnere il motore. Allora io gli ho puntato, ero seduto indietro, gli ho puntato la pistola e ho detto: adesso tu la metti in moto, se no ti faccio fuori subito. Ci ho portato lì vicino al campo Giuliati, abbiamo pagato il taxi perché pagavamo, ci siamo scesi e siamo andati a Lambrate. C'era con noi lì, che poi ci ha fatto la spia, il Trinchieri. Ha chiamato la polizia, sono andati i due in borghese. A mezzogiorno era nel bar e alle 5 di sera c'era su il Milano Sera tutti i nostri nomi. Io poi dopo sono andato a casa del comandante del vigile urbano di Milano,
un ex partigiano, fa vieni lì a casa mia, intanto lì non ti cercano. E l'Alvaro invece era in fabbrica, perché l'Alvaro è stato un carabiniere che l'ha avvisato, poi si è nascosto nelle fognature degli innocenti e poi i compagni di notte l'hanno fatto uscire. Questo qui me l'ha detto l'Alvaro, che l'hanno salvato i compagni degli innocenti. Mi ha contattato un ex partigiano, allora mi ha detto dobbiamo andare a Seto San Giovanni a fare delle fotografie per fare la carta d'identità. Allora siamo andati assieme col pullman, ho fatto le fotografie. Allora lui mi disse, guarda Paolo, io intanto che sono qui vado a trovare un compagno e tu vai qui nel bar, aspettami qua. Io avevo la pistola, ero armato e allora sono andato dentro nel bar e mi sono messo all'entrata nel bar, subito di fianco c'era uno specchio grande e mi sono messo lì, ho preso una bibita e guardavo fuori dalla porta, ho visto che ha attraversato la strada un poliziotto perché si conoscevano, il soprabito, il cappello, così via, e viene dentro nel bar. 70 agenti della scientifica ci cercavano a Milano. Allora è venuto dentro e va al bar là. Allora quando ero dietro i miei, io ho tirato sul cane della pistola, ho detto questo qui così fa per mettere le mani in tasca, lo faccio fuori. Allora poi dopo lui se n'è accorto, si è fermato, mi ha girato alle spalle, è andato al bar, al telefono. Io ho pensato subito, ho detto, oh, qui non è mica nel 44-45, mi possono prendere anche come rapinatore, no? Allora io ho preso la porta e se ho filato fuori la porta. Dopo un attimo è arrivata la volante, la 77, no? Non stavamo più di 3 giorni in un posto, almeno io e il Burato, anche lui era da un'altra parte. Poi dopo ci siamo incontrati col Burato e siamo andati in montagna, su nel Bergamasco. Lui si chiamava Bianchi, io mi chiamavo Colombo già, avevo la patente. E siamo andati via, allora ci siamo poi spostati, c'erano divisi. E lui non so che strada aveva preso. Abbiamo attraversato le Alpi, c'era la staffetta e ci ha portato in Svizzera. Adesso andiamo a Zurigo, lì ci deve essere quello che ti deve prendere. Avevo la mezza lira che dovevo farla, che doveva essere uguale. E allora prendo fuori la mezza lira e quello lì mi dice se venisse qui anche togliati in questa maniera, niente da fare, te ne puoi andare indietro. E siamo ritornati indietro, prima delle montagne, lì c'erano le baite. Ho detto, guarda, io mi ritiro qui, su qui, adesso tu vai in Italia. Vabbè, è ritornato dopo una settimana, ho detto, quando vieni sulla strada provinciale, tu canti una canzone che io vengo giù. No, allora lui è arrivato giù, c'aveva una borsa piena di cotechini e di salamini e di panini. Io avevo preso solo, perché non avevo mica i soldi svizzeri, mi aveva preso un filone di pane e un filone di pane ho dovuto tenerlo per tutta la settimana. Poi dopo ci ha portati in una casa dei svizzeri, che erano poi dei cecoslovacchi, che erano scappati prima dell'invasione dei tedeschi, compagni slovacchi. E viene la guida a prendermi e dice, guarda Colombo, dobbiamo andare. Siamo andati in stazione e allora in stazione ho trovato il sindaco di Civitavecchia e c'era un altro compagno di Biella. Infatti presento altri due compagni, no? E andate insieme in Cecoslovacchia. Vabbè. Allora andiamo in treno, arriviamo vicino alla frontiera svizzera-austriaca, là c'è la guida che vi deve prendere e accompagnare avanti. Arriviamo là.
Nessuno. Aspettiamo fino alle 4 del mattino. Io buono, non c'è nessuno. Oh, qua bisogna prendere una decisione. Allora quello lì di Biella aveva i soldi, è andato a prendere i biglietti in stazione per Vienna. Ma noi non sapevamo mica che c'era la zona di demarcazione in Austria. Arriviamo alle 4 del mattino a Linz, che c'era il posto di demarcazione, sento sulle spalle il poliziotto americano. Papier. Le ho preso fuori la carta d'identità e mi dice Gut, il sindaco di Civita Vecchia, aveva la patente della macchina. Ho fatto vedere la patente, Gut. L'altro c'era il passaporto dall'Italia alla Francia, scaduto, guardavo, Gut. Attraversiamo il treno, passa di là del ponte, ci sono i russi, c'è un sergente russo, facciamo vedere, giù dal treno. Ma cosa siete venuti qui a fare? Allora abbiamo spiegato. Dopo due giorni il sergente lì dice, vai, Cecoslovacchia. Ci hanno portato di là, ci hanno consegnato i cecoslovacchi e ci hanno portato a Cesche Bujovice. A Cesche Bujovice c'era la polizia segreta, ci portano a Praga. C'è stato lì un mese, poi dopo ci hanno mandati nelle cooperative agricole a fare le brigate. In autunno siamo andati alla scuola di partito a Dobrzykowice, lì ci siamo stati un anno e poi di lì è venuto il patatrac del Partito Comunista Cecoslovacco. E di lì poi sono andato a Ostrava, a Donbass, che c'era l'Alvaro. Io ho fatto 6 mesi di lì, mi hanno mandato a una scuola agricola, ho fatto 2 anni lì e poi dopo sono venuto a Brno. Ho fatto un corso lì, sono andato a fare il tornitore e lì lavoravo 12 ore al giorno. No, allora mi ero stancato un po', no? Allora sono andato a lavorare nelle ricerche geologiche. Dopo nel 60 il partito dice, guarda, se siete in grado di andare a aiutare Cuba, allora io con uno di Livorno, qua si chiamava Giacchetti, là si chiamava Camici, e siamo andati a Cuba in un gruppo di 7 italiani. Qui c'è Camici, io, Cremonini e Fabbro. Eravamo armati perché eravamo oltre la base navale americana di Guantanamo, eravamo a 70 km dalla California. C'era sempre il pericolo di invasioni di questi controrivoluzionari. Siamo arrivati a La Habana e loro sono andati in albergo e io sono andato al Ministero del Commercio dove c'era il Che Guevara. E vado dentro in ufficio e mi trovo uno che aveva studiato lì con me qua a fare la maturità, un spagnolo, perché in questo collettivo eravamo solo italiani, spagnoli, coreani del nord e dei greci. E poi mi hanno portato in albergo sul mare. Poi dopo è arrivato il geologo russo e siamo andati a Santiago de Cuba. Poi siamo andati oltre la base navale Guantanamo, Tortuguilla. Perché era una miniera e siamo andati lì per parlare di prestinare, prendere i campioni li portavamo a Santiago de Cuba, dove c'era un centro. Era pianificato per un anno, invece noi l'abbiamo fatto in 4 mesi. E l'abbiamo finito lì e poi dopo siamo andati a La Habana di nuovo. E sono andato in fabbrica qui, l'impresa qui dove lavoravo, e ci sono stato, fino a che sono stato in pensione. Poi negli ultimi 7 anni ho lavorato in ufficio, facevo il tecnico ai trasporti, mandavo il camion e così via. Fin quando che ho avuto la grazia da Pertini e poi sono rientrato in Italia.
la Casa del Popolo, dove c'era Volante Rossa, si trovava in via Conte Rosso al 25, dove dal 1971 c'è un piccolo giardino. Io sono andato lì per vedere se era lì, mi ha fatto un'impressione. Vabbè. Ti parlerò d'amore e sfoglierò una cosa. Io penso che l'hanno distrutta perché la gente dimenticasse che c'era la Volante Rossa. Ti parlerò d'amore. Scrivi il tuo nome su tutte le rose che colgo per te.